Buongiorno a tutti, oggi è il 19 agosto 2019, siamo di nuovo alle case popolari di Via Verona 17, ex distretto militare. Abbiamo già documentato lo scempio nei giorni scorsi, come potete vedere tutto questo schifo che è abbandonato qua. Abbiamo qui il professor Manzini e il nostro amico Piero. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Siamo qui su una richiesta disperata di abitanti di questo civico al 17 di Via Verona, dove sono praticamente assediati ogni notte. Queste scale diventano terra di nessuno, è impossibile percorrerle perché sono occupate stabilmente da uno, due o tre individui che vengono a dormire qui, guardate, l'abbiamo visto, questa è la loro camera da letto, un odore di piscio spaventoso, i segni, si sono persino coperti le lampadine per non avere disturbo serale, pisciano, guardate qui, raccolgono il piscio, pisciano nelle bottiglie e poi preparano un bottiglione da buttare via. Questa è civiltà? Questa si può lasciare delle famiglie in queste condizioni? L'ATC cosa fa? Le forze dell'ordine cosa fanno? Abbiamo qui una persona, un abitante che magari dalla viva voce ci può dire qualcosa. Lei che cosa ci può aggiungere a questo? Che da quanto tempo dura questa situazione? Allora, che sappia io, alcuni mesi, esattamente non lo so, ma diciamo almeno dalla primavera sicuramente, c'è un marocchino che si è installato davanti al vano dell'ascensore, che purtroppo è rotto da circa un anno, non viene aggiustato, aveva messo una tenda di protezione, se vogliamo, e dentro c'è una sporcizia incredibile, siringhe, abbiamo trovato anche tracce di droga. Abbiamo trovato delle bottiglie di metadone. Metadone, sì. E mi Abbiamo già pare fatto le foto bottiglie di metadone, quindi sono sicuramente tossici e comunque in cura. Questo marocchino, dato che siamo stufati di questa situazione, la scorsa settimana, quindi parlo del 12 o 13 di agosto, ci è venuto qui io, la mia vicina di casa, che purtroppo adesso non c'è, gli abbiamo parlato e lui educatamente ci ha detto che direttore o presidente, adesso non ricordo, dell'ATC, ha detto che può stare e anche la polizia che conosce la sua presenza ha detto che può stare. E noi non ci crediamo e ci ha anche detto che al venerdì, esattamente il 16 agosto, sarebbe andato in un dormitorio pubblico. Non ci abbiamo creduto molto. Comunque ci ha anche chiesto delle borse per pulire tutta la porcheria che c'era qui. Lui, tra l'altro, era alloggiato sul pianerottolo, si era spostato nel frattempo, nel giro di una settimana, si era spostato dal vano dell'ascensore al pianerottolo delle scale, dove passano tutti gli inquilini, evidentemente perché era troppo sporco, e la scusa è stata: ci date delle borse così noi puliamo e poi vado via. Una presa in giro anche per noi, perché invece continua a stare qua, si è E le reinstallato. borse sono lì, Ci sono delle borse ammucchiate di spazzatura in un sì, andiamo a angolo, vedere. tutta la sporcizia un po' meno sporco perché era troppo sporco per starci, ma ci è ritornato, quindi tutto il bello che ci ha Una fatto. situazione nella quale gli abitanti si sentono soli, abbandonati, e che rischia di essere contagiosa, rischia di interessare altri palazzi, dove la presenza dell'istituzione e della proprietà, perché questa è di proprietà ATC, è inesistente, vero Piero? Certamente, dirò di più, questa convivenza forzosa degli inquilini di questo stabile con questi signori che abusivamente frequentano e utilizzano questi spazi è diventata ormai un allarme sociale. È un allarme sociale. Non bisogna rassegnarsi a questa situazione. Vediamo nello specifico, Venga, venga, signora. vabbè, a parte le prese ormai Questo. cannibalizzate, distrutte, guardiamo qua il livello, ma io dico nel 2019, nel mondo occidentale, siamo ridotti,
Cioè, io queste cose le ho viste nel terzo mondo. Nel Bronx. Secondo mondo, ma io le ho viste in Marocco, le ho viste, questi abbandoni così. Marocco, in Egitto. Certo. Li ho visti lì. Cioè, noi ci stiamo praticamente africanizzando, arabizzando, nessuno fa niente. ATC, ci sei? Batti un colpo, perché tu sei il padrone di questi locali, ricevi finanziamenti, ricevi soldi, sei il responsabile della pulizia, del decoro e dell'ordine, invita le forze dell'ordine a presidiare il posto, hai il diritto e hanno il diritto gli abitanti di vivere in sicurezza. Guardate questi. Intanto mi fanno pagare a loro, lì. Fanno pagare a loro. Comunque abbiamo constatato, professore, che dallo stabile ingresso di via Volturno 12, dove avevamo fatto il primo intervento nelle cantine, dopo il nostro servizio e anche quello di Rete 4, è stata messa una cancellata. E due telecamere. E due telecamere, una cancellata in ferro e due telecamere, collegate, così come ci hanno detto i vicini di casa, sia con l'ATC che con la caserma dei carabinieri. Quindi, a questo punto bisogna fare qualcosa anche qui. Anche per questo, da questa parte di via Verona dobbiamo assolutamente. Più avanti possiamo. Signora, venga. Venga, signora. Ecco qua è la tenda sulle luci. Le luci. Va bene. Non tocchi con la roba. Ecco qua. Vedete? Praticamente una piccola situazione di privacy qui. Magari nella giornata per rilassarsi, ma qui è ancora qua. No, si abitano, professore. Va bene. Può aggiungere qualcosa, qualche episodio, sì. qualche noi segnalazione? Noi manteniamo la privacy della signora, non vogliamo inquadrare. Posso fare ancora una segnalazione, perché hanno visto la mia vicina di casa, perché abito dall'altra parte, che sono saliti delle persone di colore, sì. Colore più di una volta, vengono qua sopra, quindi magari saranno d'accordo con questo marocchino o d'accordo con qualcuno che abita qui, perché c'è un abusivo che abita qui, non dico il nome, non dico dove, però è questo corridoio. E ci sono dei traffici, d'altro ieri ho visto due neri che erano fermi, seduti vicino al cancello sotto l'ingresso di via Verona, poi io sono uscita, dopo mi hanno detto che sono entrati, hanno visto la prima persona che entrava, dove sono entrati e dove sono andati, non sappiamo, sopra, sotto. Probabilmente sono. Quindi di fatto questo stabile è diventato un dormitorio per sbandati, come era prima e continua ancora ad esserlo. Pericoloso, io sono arrivato al secondo piano e qui cosa facciamo? Qui ci sono donne sole, queste persone non hanno né arte né parte, hanno dei bisogni, droga, eccetera, eccetera, non si può escludere aggressioni, stupri, come quello che è successo, sono successo un paio di anni fa alla Desiree a Roma e all'altra, e alla Pamela di Macerata. Qui io non è che sto drammatizzando, però sono cose che nessuno può escludere. E che bisogna cercare di prevenire, prima che succeda qualcosa. Visto che non c'è nessun controllo. Uno apre, certo, un locale, butta dentro una donna, una ragazza, un uomo, qualunque, e può farci qualunque cosa. E stiamo parlando di soggetti che sono drogati, poi concludi, ubriachi, perché molte volte sono persone che bevono alcolici e più non posso, enorme, no? E insomma, quindi sono soggetti che hanno un tasso di pericolosità enorme. La signora, come tante altre persone, ragazze, giovani che vivono in questo stabile, sono a rischio. Signori miei, è inutile che veniate a dire che occorre fare presentare una richiesta scritta alle istituzioni, fare una denuncia scritta, perché attraverso questa denuncia cosa viene fuori? Che sia le forze di polizia, sia la TC, sia il sindaco o l'amministrazione comunale, avendo questa denuncia scritta in mano, naturalmente presentata a questi istituti sociali o istituzionali, potrebbero mandare
un esperto per constatare la gravità della situazione, per constatare il degrado, la sporcizia, tutto ciò che abbiamo dimostrato in questi filmati che abbiamo fatto, naturalmente ha un costo, e questo costo ci è stato detto che va pagato da chi presenta la denuncia, che questa è una bella beffa, perché se noi presenteremo una denuncia perché qualcuno venga a controllare la situazione, noi dovremmo pagare il sopralluogo dell'esperto e quindi pagare il costo di questa diciamo. Va bene, a questo punto chi può e deve fare, faccia. Qui una situazione di allarme sociale. Arrivederci a tutti. Da Svegliati Alessandro, un saluto caro a Gianni. Arrivederci. Arrivederci. Alla prossima. Allora adesso...